una giornata iniziata come le altre, tranquilla. Doveva passare tra il riposo e il relax e mi accingevo a una tazza di tè. Nel mentre mi metto a fare ciò che ogni mattina faccio: controllare con calma le email, metterle in lista di priorità, abbozzare risposte ed eliminare il superfluo. Il tutto nella calma circostante, infatti si sente intorno solo rumore di vento e cinguettio di uccelli felici come me per il sopraggiunto equinozio di primavera. Al che succede una cosa che mai avevo visto in vita mia. Come se una foglia si azzardasse a cadere da un albero in estate, o Barba Blu rimanesse senza barba nel momento in cui i bambini arrivano al circo, la tazza magicamente si stacca dal beccuccio. Questo, rimasto solido attaccato alle mie dita, osserva insieme a me la tragedia succedere. Il tè, bagnato di miele, di cui appena avevo assaggiato la temperatura, va a cadere senza vergogna sul computer, intrufolandosi in ogni buco lasciato libero dalla tastiera e bagnando, poco, anche sedia, pantaloni e pavimento. Non è bastato un pronto intervento degno dei pompieri più preparati né un'asciugatura in stile parrucchiere parigino. Il computer non ne voleva più sapere ed io sono rimasto senza tè. Vabbè.